Salam a tutti. Avevamo parlato precedentemente come le lettere rivelano al prossimo quello che pure è nascosto nel cuore. Per cui quando una persona parla, adesso ha rivelato quello che era nel suo pensiero, nelle sue emozioni, nella sua mente. E dunque la mente è la cosa più elevata, poi ci sono le emozioni, poi c'è le lettere del pensiero e poi ci sono le lettere della parola. Però è vero che da Dio è un po' simile questo concetto della parola, che Dio rivela quello che pure è nascosto e dunque emerge la creazione con la parola divina. Però chiaramente non è come dall'uomo. Dall'uomo la parola è niente rispetto al pensiero, rispetto all'emozione, rispetto alla mente. Da Dio, la parola di Dio è elevatissima. Perché? Qual è la prova? La parola divina, tramite la parola divina, è stato creato tutta l'umanità. Anche l'intelletto umano, e non solo l'intelletto umano, ma anche l'intelletto degli esseri celesti più elevati. Perché quando Dio ha detto che sia l'uomo, allora è venuto l'uomo con la saggezza, con l'intelletto, oppure soltanto anche con l'alito divino. Quando c'è scritto che Dio ha soffiato nelle narici di Adamo un'anima di vita, e dunque questo gli ha dato a Adamo la vita, l'intelletto, tutto quanto. E dunque la parola o l'alito supremo è la sorgente dell'intelligenza e dell'intelletto umano di Adam Rishon, Adamo il primo uomo. Che Adam Rishon, la sua anima era un'anima generale che includeva in essa tutte le anime di tutti i tzadikim, di tutti i giusti che sarebbero nati dopo. E noi sappiamo che i tzadikim, i giusti, sono più elevati degli angeli spiritualmente. E dunque Adamo, la sua anima è ancora più elevata, perché la sua anima includeva tutte le anime di tutti i giusti che sarebbero venute a venire in tutte le generazioni. Com'è possibile che tutta questa saggezza viene dalla parola divina? Perché la parola divina è una rivelazione degli attributi divini. Abbiamo parlato precedentemente che gli attributi divini e Dio stesso sono totalmente uniti. Che Dio stesso, essendo Lui al di sopra dell'intelligenza umana, infinitamente, dunque dalla sua parola, che è anche infinitamente più elevata dell'intelligenza umana, deriva anche l'intelligenza umana. Perché Dio, la parola divina è molto più elevata di questo. E dunque, a questo punto, se le lettere, le 10 frasi, sono totalmente unite con Dio e possono creare un'intelligenza umana, anche più elevata, anche quella celeste, perché si chiama parola? In realtà, qui stiamo parlando di essenza divina. O energia divina elevatissima, non parola che è un'energia di basso livello. Allora, dice l'altrebbe, sì, in realtà non è giusto chiamarla parola. Però noi, dal nostro punto di vista, lo chiamiamo parola soltanto rispetto agli attributi. Perché gli attributi divini sono ancora più elevati, essi danno l'energia alla cosiddetta parola divina, tra virgolette. E dunque, dal nostro punto di vista, tenendo conto che gli attributi divini sono più elevati, allora questa la chiamiamo parola. E da questa parola divina ci sono 22 energie, di forze diverse una dall'altra, che con queste 22 energie sono state create tutti i mondi, mondi superiori e mondi inferiori, e tutte le creature che ci sono in questi mondi. Perché così è venuta
l'idea, nella volontà, nel desiderio, nella saggezza di Dio, di creare il mondo con 22 energie specifiche, né meno né più. Questa è stata la volontà divina. E queste 22 lettere sono quelle 22 lettere, suoni, 22 suoni che sono fissati nella bocca e nella lingua come scritto nel libro di Yetzirah. È sulla forma di queste lettere, quando sono scritte nella Torah, questa forma qui è una forma specifica che dimostra come si rivela l'energia divina, come verrà spiegata più avanti. E dunque cosa ne vince? Che la parola divina deriva dall'essenza di Dio. Adesso Atreb dice, sai cosa? La realtà è che anche dall'uomo la sua parola deriva dall'essenza del suo intelletto e della sua anima. Perché la parola che c'è nell'anima dell'uomo, le lettere della parola, le lettere del pensiero che sono nell'anima dell'uomo, loro derivano dalla mente e dai sentimenti che ci sono nell'anima, dalla loro essenza, come verrà spiegato altrove. E dunque l'uomo, dalla sua mente, dai suoi sentimenti, derivano dall'essenza della mente e sentimenti, derivano la parola. Parole del pensiero e dell'azione. E delle e parole, le lettere delle parole, le lettere del pensiero, derivano dall'essenza dell'intelletto umano e dall'essenza dei nostri sentimenti. Il problema è che noi e il nostro intelletto sono due cose, mentre Dio e il suo intelletto sono tutt'uno. Però, tolto questo problema, tutte e due la parola deriva dall'essenza dell'intelletto, so che Dio e il suo intelletto sono tutt'uno. E dunque anche quello che noi chiamiamo la parola divina non vuol dire che è una parola, un'energia bassa, come noi pensiamo la nostra parola che è un'energia bassa, limitata. No, le nostre parole sono avanti, non fanno niente. La parola divina ha creato tutti questi mondi ex nihilo. Ha creato anche la mente umana. Perché? Perché essa è legata all'essenza divina. E dunque si chiama parola soltanto perché rispetto all'energia degli attributi, che sono che è molto più elevata, allora questa è un'energia inferiore, e dunque si chiama parola. Shalom a tutti!